Buongiorno, in questo video andiamo a vedere come importare una nuvola di punti all'interno di 3D Utilities, in modo tale da poter realizzare in seguito video e immagini a seconda di quello che abbiamo bisogno di realizzare. Allora, per poter importare una nuvola di punti all'interno di EasyCube TS, dobbiamo innanzitutto andare su Autodesk Reca, che useremo per aprire la nuvola. Quindi vado su Apri, scelgo il progetto che voglio aprire. Una volta che ho aperto il progetto, mi basterà andare su, in questo caso farò una copia, e chiamarlo ad esempio tutorial e salviamo. Ok, il file è stato creato, quindi dopo aver eseguito questa semplice operazione andiamo a far partire 3D Utilities. Una volta che ho aperto 3D Utilities, mi basterà andare su Insert e inserire la nuvola. Prima di fare questo, però, è importante modificare le unità del progetto. Quindi vado su Units, inserisco metri. Questo passo è molto importante al fine dell'importazione giusta della nuvola di punti. Ok, adesso posso andare su Insert, zoom, quindi vado su Insert, Point Cloud Reference. Seleziono il file che ho creato prima, in questo caso Tutorial 1, qui lascio tutto così com'è, faccio ok, e avrò importato la mia nuvola di punti all'interno di 3D Utilities. Ora, per poterla aprire con EasyCube TS, mi basterà andare su Save Easy Project. Mi basterà andare su Save Easy Project, che trovate sia qua nell'icona corrispondente. Seleziono la nuvola e specifico quanti milioni di punti voglio esportare. Quindi in questo caso, se io volessi esportare 10 milioni di punti, andrò a specificare 10. A seconda della complessità della nuvola, ovviamente ci vorrà un attimo per l'esportazione. L'esportazione è avvenuta. Adesso basta andare su EasyCube TS ed andare ad aprire l'ultima esportazione. Adesso che ho aperto la nuvola di punti all'interno di EasyCube TS, posso andare a modificare ovviamente le impostazioni per quello che riguarda la visuale, ma posso andare a personalizzare le varie impostazioni e creare i contenuti multimediali che mi servono. Quindi, se volessi fare una fotografia in 3D, lo posso fare molto semplicemente dalla sezione fotografa. Magari andiamo all'interno. Allo stesso tempo, se volessi realizzare un filmato, lo posso fare con i comandi dedicati, quindi andando a specificare, come abbiamo già visto, dei keyframe. E infine, se avessi bisogno di una sezione, mi basta andare su Indaga, di nuovo specifico, primo punto e secondo punto, e avrò creato la mia sezione. Anche qui, come abbiamo già visto nel filmato precedente, è possibile andare ad animare il piano di sezione specificando con il tasto video dei keyframe di inizio e di fine. Quindi mettiamo un passo di 20. Il video avrò l'animazione della sezione, molto semplicemente. In questo modo sono stati creati anche i video che andrete a vedere d'ora in poi.